Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news da Asti e provincia. È uno dei mercatini di Natale più famosi d'Italia, che ogni anno, salvo il 2020 a causa del Covid, attira a Govone centinaia di migliaia di visitatori e turisti, ma da quest'anno e fino al 2023 le casette di legno del magico paese di Natale saranno allestite nel centro storico di Asti. È un vero colpaccio quello messo a segno dall'amministrazione Rasero, che da tempo aveva in mente di rilanciare gli eventi turistici e commerciali del Natale astigiano. Vesime, padre e figlio prendevano reddito di cittadinanza ma non ne avevano diritto. Denunciati, avevano dichiarato di vivere in due case separate per raddoppiare l'accredito mensile, mentre in realtà erano conviventi. È uno dei trucchi che vengono usati per prendere più redditi di cittadinanza nell'ambito della stessa famiglia, dichiarare di essere residenti in luoghi diversi. È così che padre e figlio hanno fatto all'atto di richiesta del sussidio assistenziale introdotto nel gennaio del 2019 e proprio per questo hanno subito conseguentemente la denuncia. Il gruppo Cassa di Risparmio di Asti è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel gruppo di lavoro IT in qualità di sviluppatore software. È preferibile una formazione conseguita in corso in informatica, ingegneria informatica o matematica, oltre che attitudine a lavorare in team e una buona capacità di analisi e problem solving. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia. Asti è il tuo giornaletto.